Fragagnano, provincia di Taranto, terza edizione di Primitivo e Swing. Beh, è un bel momento, si sta insieme, si gusta, passatemi questa espressione, vuoi il primitivo e vuoi la buona musica. Beh, è una cosa bella perché in un momento particolare e con tutte le ristrettezze del Covid, comunque bisogna, come dire, tornare a vivere. Una iniziativa che vede protagonista e partecipe l'amministrazione comunale di Fragagnano, la locale Proluco di Fragagnano e la cantina sociale di Fragagnano. Ma abbiamo qui l'anima, l'ideatore, come dire, il deus ex machina di tutta questa iniziativa, che ormai rappresenta un punto fermo dell'estate fragagnanese. Beh, e lui, non c'è bisogno di presentazione, Larry Franco. Salve a tutti. Allora, questo evento, dobbiamo specificare, è voluto e organizzato dalla mia associazione culturale, Larry Franco Music, che è stata supportata dal comune, dalla cantina sociale e dalla Proloco. Quest'anno, purtroppo, per queste regole del Covid, da poco, non abbiamo potuto adempiere alla parte del ballo e quindi abbiamo dovuto rinforzare la band chiamando un pezzo da 90, insomma, a rinforzare la solita band che si trova per caso qui alla nostra sinistra. Uno special guest americano, però, che vive in Italia da nominiamolo. Mr. Michael Sapnick. Mr. Mike, ecco, buonasera, sono molto contento di stare qui. Ottimo italiano. Oh, ma che sta a dire, ma sono, no, io scherzo, sono 35 anni che sto a Roma e poi ogni tanto vengo a Taranto e in Puglia. E questa sera ovviamente Primitivo e Swing. Ancora non ho assaggiato il primitivo dopo aver suonato. Se no poi magari si dà i numeri. Ah no, altrimenti divento simpatico, quindi... Allora, Larry, del tuo vastissimo repertorio, cosa ci farai sentire? E allora, gustare, perché mettiamo musica e vino così come un qualcosa che si assapora. Allora, ti dico che questa sera, proprio per la preparazione e tutto, non abbiamo fatto la scaletta, andremo a braccio, nel senso che partiamo col primo pezzo e poi dopo ci guardiamo in faccia e lo decideremo così. E poi dopo il terzo pezzo. Però lo decidiamo al momento, così. Io magari... All'impronta. Sì, io dirò qualcosa per far capire di che si tratta e loro sono prontissimi a ricevere il messaggio e l'input, insomma. D'altronde le cose più belle sono proprio quelle improvvisate. Quando si sta troppo a preparare, a studiare, poi vengono male. Certo, no, ma in genere si fa la scaletta, non l'abbiamo voluta fare perché così. Vediamo che succede. Ora siamo con il sindaco di Fragagnano, il dottor Giuseppe Fischetti. Beh, dicevo nella premessa con Larry Franco, ormai è un punto fermo dell'estate fragagnanese questa iniziativa Primitivo e Swing, terza edizione. Sindaco, intanto ho notato davvero un ordine preciso, perfetto, certosino, perché le norme anti-Covid vanno rigorosamente rispettate, però è bello il momento dell'aggregazione, cioè nonostante tutto Fragagnano vive e fa divertire. Sì, siamo alla terza edizione del Primitivo e Swing, un'iniziativa che parte da un'idea di Larry Franco e che noi abbiamo accolto con grande favore già appunto 3 anni fa.
Abbiamo ritenuto di dover comunque presentare anche quest'anno l'evento nonostante l'epidemia, il Covid-19, come dicevi giustamente, nel rispetto di tutti i protocolli, però non possiamo rinunciare ad eventi così importanti, di questa qualità, di questo spessore, anche perché i locali comunque sono aperti, i ristoranti sono aperti. Nel momento in cui si riesce a rispettare i protocolli, contemperare, cerchiamo di contenere insomma i rischi per quello che ci è possibile. Eccoci ora con la dottoressa Lucia Traetta, lei è l'assessore del comune di Fragagnano allo spettacolo e alla cultura. Beh, nonostante il Covid, comunque la manifestazione si tiene, così come tanti altri eventi che rientrano nel cartello dell'estate, diciamo anche del settembre, noto e arcinoto fragagnanese. Certo, abbiamo voluto comunque organizzare la rassegna del settembre fragagnanese e la serata di stasera è importante, siamo alla terza edizione, nonostante il Covid l'abbiamo voluto organizzare rimodulandola seguendo le norme anti-Covid. È una serata importante perché nonostante non ci sia il ballo è stata rivista e in compenso abbiamo un artista internazionale importante. Trombettista di fama internazionale, non solo autore, anche attore e compositore, e siamo veramente contenti di ospitarlo stasera. Ci godremo quindi tanta buona musica e degusteremo del buon vino. Certo, stasera si potrà degustare anche del buon vino e sarà l'Avis a far fare la degustazione. Sono troppo innamorato di te. Una iniziativa che vede la viva e forte partecipazione della Proloco, eccoci con la sua presidente Nunzia Di Giacomo. È davvero bello vedere le istituzioni accanto al mondo dell'associazionismo e quindi quale realtà migliore della Proloco. Sì, la Proloco sin da subito è stata lieta di accogliere l'invito di collaborare con l'amministrazione ma anche con le altre realtà presenti sul territorio per organizzare la consueta rassegna del settembre fragagnanese, che quest'anno abbiamo anticipato già con tre appuntamenti che si sono già svolti, quindi ad agosto, quindi non solo settembre fragagnanese, siamo al quarto appuntamento. Questa sera è la volta di Primitivo e Swing, che vede come protagonista Larry Franco che è la sua band. Larry Franco tra l'altro è un fragagnanese che è diventato nel tempo l'icona dello swing pugliese, ma un fragagnanese che ha fatto conoscere il suo talento nel mondo portando in giro appunto per il mondo vari progetti di natura musicale e culturale, e quindi questo ci rende profondamente orgogliosi. Baby, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing, the sun keeps shining through. But when you're crying, baby, dicevamo Primitivo e Swing. Lo swing stiamo sentendo in sottofondo Larry Franco, ma c'è il Primitivo.
gentilmente offerto dalla cantina di Fragagnano, e qui vediamo il presidente Pentassuglia dell'Avis che è intento nella distribuzione di questi bicchieri di vino, poi chi vorrà potrà lasciare un'offerta. L'Avis è impegnata, tutti lo sanno, per la raccolta, per le donazioni di sangue, ed è bello che la solidarietà si unisca alla valorizzazione del territorio e quindi alla musica e quindi a questa grande ricchezza chiamata vino. Certo, certo, buonasera. È un impegno che oramai è diventata tradizione, no? Con Lorenzo Franco, con la sua band, appunto noi cerchiamo di offrire un buon vino, il primitivo di Fragagnano, donato dalla cantina di Fragagnano stessa, e così da distribuire alla gente che viene ad ascoltare della buona musica. E come si suol dire, buon vino fa buon sangue. Un brindisi ci vuole. Certo, alla salute. Grazie. Uno dei momenti caratteristici che fa parte della tradizione di primitivo e swing è il momento, è l'angolo del body painting, e siamo con Roro Art. Ecco, vediamo nella sua capacità artistica che sta realizzando un'opera di body painting sulla fanciulla qui davanti. Sì, piacere, piacere a tutti. Come ti senti qui? Le luci della ribalta. Bene. Prima volta che ti sottoponi? Sì, prima. Però ha accettato subito. Ha accettato subito. Bene, buon lavoro. Grazie. Beh, vediamo una manifestazione riuscitissima in ogni senso, sia dal punto di vista artistico sia dal punto di vista proprio sotto l'aspetto della sicurezza, ed è giusto riconoscere il dovuto merito ai delfini ionici e al suo rappresentante Angelo Palazzo, che appunto si stanno tanto spendendo in termini appunto di sicurezza e anche di prevenzione del Covid. Eh sì, come purtroppo, come noi sappiamo, visto anche i casi che stanno aumentando nella provincia di Taranto, si è dovuto, per la sicurezza della tutela dei cittadini, fare questo, cioè fare la sicurezza, informare la cittadinanza per l'uso delle mascherine, specialmente nei luoghi affollati. Naturalmente noi stiamo tutelando in questo servizio. In concreto quindi stasera qual è la vostra attività? Sì, quella della sicurezza e anche sicurezza per il Covid. Un'azione, diciamo, anche informativa proprio. Sì, sì, informativa, anche informativa, sì. Sì.
one was having all the truth for the same. I never had a slide as that, up and never will. Ran a love with loss away the thrill. I hope it feels the same. Please, baby, don't let me go. I would have been sorry, I'll be out for me alone. There, I've been the wind to blame. I love you. I think of your day, you're the only one I want since I've met you. I need you every moment, I'm staying by my side. Tutto procede tranquillo, vedo massimo ordine, sicurezza, i cittadini, i presenti, gli spettatori stanno rispettando in pieno le regole del distanziamento, l'uso delle mascherine. Sì, e questo perché è stata fatta un'informazione giusta all'ingresso dell'area chiusa, perché i cittadini stanno in un'area chiusa, riservata, perché giusto per tutelare loro stessi, e hanno si sono attenuti a quelle che sono le regole, si stanno attenendo a quelle che sono le regole. Bene, termina qui il nostro speciale web e TV sull'evento Primitivo e Swing, terza edizione. Beh, con l'auspicio, con l'augurio che l'anno prossimo si possa davvero vivere la quarta edizione con i ballerini qui presenti che stanno scalpitando letteralmente, ma ovviamente a causa delle normative il ballo non è consentito. È tutto, appuntamento con le prossime tappe, le prossime iniziative dell'estate fragagnanese.